Sì, siamo contenti perché l'abbiamo meritato dal primo all'ultimo, non abbiamo mai mollato, quindi la squadra ha reagito bene nonostante siamo passati in svantaggio dopo poco. Abbiamo insistito, abbiamo continuato fino al 90°, infatti poi giustizia divina ha fatto arrivare il gol decisivo per il pareggio. Parlando del rigore, com'è andata? Ma da come ho capito c'è stato un tocco di mano. Io stavo andando a impattare la palla di testa, non me la sono più sentita addosso, quindi vuol dire che qualcuno mi ha anticipato, probabilmente con la mano, quindi presumo sia giusto il rigore. È stata premiata la voglia di crederci fino alla fine? Sì, assolutamente. Ce lo siamo detti anche tra il primo e il secondo che la gara sarebbe stata dura, lunga e dura e non abbiamo mollato e abbiamo lottato su tutti i palloni, abbiamo cercato di alzare un attimo il baricentro, però per fortuna e per bravura è andata bene così. Quella di stasera è stata una gara più equilibrata rispetto a quella dell'andata? Sì, per alcuni versi sì. Devo dire che non abbiamo magari creato veramente tante 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 palle gol, però ne abbiamo anche subite poche, se non il gol appunto. Quindi va bene così, è un punto importantissimo che ci fa continuare ancora a sperare per il prossimo futuro. Domenica ci sarà il derby contro il Modena, altra sfida importante. Assolutamente, i derby sono sempre belli da giocare, poi questo è molto sentito. Sarebbe stato bello come all'andata avere i tifosi al nostro fianco, così non è, però dobbiamo anche giocare per loro perché sono partite che servono a far morale e a far vedere che ci teniamo alla maglia.